Buongiorno a tutti. Ciao Andrea, subito in prima linea collegato, buongiorno a tutti, aspettiamo sempre un paio, un paio di minuti canonici. Nel frattempo, nella schermata piccolina, io sto mi sto anticipando un po' di cose. Anzi, per sicurezza, in realtà sto vedendo se funziona. Perché ho provato a fare un'installazione da, da github dell'ultima versione di Pressa cioè la 17.8. In, uh, è stata rilasciata una release beta e uh, da github uh, quindi facendo l'installazione da terminale con git clone eccetera eccetera qui ci sono un po di un po di prove qui uh, sembra sembra che ci siano delle Problematiche, probabilmente qualche pull request non, non completata eccetera quindi mh, ho preso direttamente la release da, da git quella già, già fatta in pratica anche se sarebbe stato interessante eh, far vedere anche se eh, in realtà già nei corsi è, è ampiamente documentata la cosa L'installazione di uh, PressShop tramite git quindi la versione dev con tutti i file e le, uh, tutto quello che serve in pratica per, per partire da una release di sviluppo e poi uh, ovviamente sviluppare il proprio progetto uh, invece di prendere la release direttamente da, dal .com allora la release la potete prendere sia dal .com se è già disponibile O altrimenti in github, andate in press, shop, press shop E poi qui eh, c'è releases Ci cliccate e prendete l'ultima release, la 178 beta Quindi quella rilasciata in versione, in versione stabile Allora, quindi eh, direi che funziona In realtà quindi procedo a ripristinare il tutto Anzi... Eh, in realtà, vi faccio vedere solo le operazioni che facciamo prima, allora, quando scaricate una release eh, sia da preseshop.com sia da, da, da GitHub, vi, vi troverete un file zip di questo tipo e eh, aprendo il file zip all'interno troverete questi file. Quello che io consiglio solitamente di fare è prendere presseshop.zip, estrarlo, quindi vi ritroverete un altro file zip di questo tipo. E nel file zip qui è contenuto all'interno proprio realmente tutte le, le cartelle, le directory di presseshop. All'interno di press shop.zip all um, shop. c'è tutto quello che serve a ciò cioè per funzionare, in queste versioni c'è già la cartella Vendor, cartella ad esempio che in realtà viene eh, creata quando si lancia Composer Install da, eh, da terminale, ossia quando scarichiamo la versione eh, quella per sviluppatore in qualche modo, quindi qui in realtà queste versioni sono già complete, non c'è bisogno di lanciare nulla, composer eccetera. Quindi si prendono tutti i file, in questo caso di versione già eh, compilata. Si prende il tutto, si sposta nella cartella dove ci, ci interessa a noi, che abbiamo, dove abbiamo configurato il nostro, il nostro web server. Dopodiché si fa partire l'installazione, quindi si naviga nel... Nell'URL che abbiamo impostato nel nostro, nel nostro web server MAMP, WAMP eccetera eccetera e parte l'installazione classica, poi come se fosse eh. anche le beta in realtà hanno la propria installazione. Nel caso di questa installazione, da release completa, dobbiamo cancellare la cartella install o rinominarla. L'importante è che non venga vista da Back Office. Ok, quindi facciamo l'accesso dovrebbe avere già la password Ok, abbiamo comunque la 178 pronta Quindi, prima di passare in realtà poi a vedere un po' di funzionalità della 178 eh, Alcune news per quanto riguarda eh, eventi o altre, altre novità in genere Allora Uh, domani ci sarà il Product Day, quindi ci saranno un po' di workshop interessanti. Cerco di recuperarvi il link al volo. Product Day, eccolo qua. Lo metto anche nelle chat. Destination. Ok. Ci sarà il Product Day giornata dedicata all'e-commerce all a Prezio Shop in questo caso abbiamo uno sponsor che è ADN ClearPay e uh, il programma lo potete vedere dal, direttamente dal sito quindi dalle 9.30 fino alle 4.15 poi ci saranno il, gli spazi per il networking ad esempio io sia dopo io ho due workshop uno alle 2.30 e uno alle Uh, 4 meno un quarto, dopodiché dopo ogni workshop ci sarà comunque uh, diciamo, la possibilità di, di, di fare una chiacchierata su, su, su quello che è stato presentato durante il, il piccolo workshop. Quindi uh, quello successivo alle 4 e mezza, quindi più o meno dai fino, fino alle 5, uh, quindi la registrazione è um, completamente gratuita e niente se volete partecipate voi ai workshop che vi interessano seguite quello che vi interessa noi. Uh, avete modo poi di parlare con la persona che ha fatto il workshop nel caso in cui volete fare altre domande eccetera detto questo una novità molto interessante secondo me lato, uh, lato sviluppo e vi metto anche il link del blog L'introduzione a TypeScript, quindi um, vi lascio tutti i dettagli ovviamente direttamente nell'articolo, uh, ci sarà sicuramente qualcuno che conosce già TypeScript, ovviamente questo è un, un passo per poter rendere ovviamente uh, come dire, lo sviluppo più coerente diciamo così, uh, rispetto anche alla parte back-end. Quindi l'introduzione di, uh, di, di, di TypeScript nel progetto rende o cercherà di rendere comunque le future release più manutenibili, più, più stabili, più testabili. Quindi, sempre per il, tutto il discorso che si è si sta portando avanti anche con, con, con Symfony stesso. Quindi um, è una scelta ovviamente che magari qualcuno potrebbe contestare, però ehm, attenzione, TypeScript poteva magari essere utilizzato anche prima a prescindere da, dal progetto in sé. In questo caso viene aggiunto di base e ovviamente parliamo sempre della parte del, del progetto open source eh, sviluppo, quindi per chi lo utilizza, lo scarica, scarica già la versione release, la release completa, non, non gli cambia nulla. Uh, questa è solo un'aggiunta un che viene fatta per andare incontro in qualche modo anche a, mh, agli sviluppatori che magari già utilizzavano TypeScript in altri progetti e uh, porta con sé comunque uh, tanti vantaggi che ovviamente non commenteremo oggi però uh, vi, lascio, vi ho messo l'articolo comunque nei, nei commenti magari lo lascio mh, in descrizione o commenti aggiuntivi alla, mh, alla diretta quindi dategli un'occhiata Detto questo, sempre su build, eh, leggetevi l'articoletto per quanto riguarda la 178, beta, attenzione, versione beta, quindi non utilizzatela in produzione. Ecco, c'è anche, anche scritto, quindi... Queste versioni non sono assolutamente da utilizzare per shop in produzione, ma servono in qualche modo alla community, agli sviluppatori, per capire un attimino eh, le nuove funzionalità. Qualcosa che, se c'è qualche problema, ovviamente. Di solito in queste versioni vengono, eh, vengono comunque portate poi a una versione stabile, risolvendo i vari bug che vengono, eh, che vengono riscontrati. E ovviamente questo anche grazie ai feedback della community, ai vostri feedback. Quindi anche qui. Uh, L'invito è di scaricarla. Magari, sì, ovviamente testarla, fare un po', un po di prove, uh, controllare, capire un po' le nuove funzionalità e, e riportare dei feedback anche su, direttamente su, su GitHub. Quindi questo aiuta poi il Team Core a risolverli e a creare una versione stabile, quindi uh, usufruibile anche magari per Shop in, uh, in produzione. Ok, quindi. Passiamo alle funzionalità interessanti nel, nella 178. Allora, uh, 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 uh. lato front, parto prima dal front che c'è so, qualche piccola novità. Mm, allora, sono state cambiate le immagini del tema classic. E quindi migliorate un po' di uh, KPI di Lighthouse o PageSpeed come volete chiamarlo, Lighthouse lo trovate qui nella console degli sviluppatori di Chrome, quindi da qui potete generare i report senza dover andare su PageSpeed Insight, eccetera. Se vedete, per chi conosce bene il classic, anche i font, uh, font, sono, cam i font sono cambiati, è stato implementato un lazy loading nativo, quindi un caricamento. Uh, asincrono, tra virgolette, delle immagini direttamente nel Classic. Magari qualcuno uh, utilizzava um, la, um, il branch del Classic, il Classic Rocket, dove c'erano tutta una serie di funzionalità già, uh, già incluse all'interno del, del tema. Era una sorta di Classic, tema Classic, un po' più potenziato con le ultime, con le ultime novità. Quindi, qui. Le novità maggiori più che altro sono queste. Uh, C'è qualche miglioramento lato, lato mobile e uh, se non sbaglio anche le sottocategorie. Ecco, questa è un'introduzione da questa versione perché nelle precedenti versioni questo blocco era stato, era stato tolto. Ok, mentre passiamo al back office, ho fatto già l'accesso ovviamente per chi ha seguito dall'inizio ho cancellato anche... I, um, ho rinominato la cartella install uh, purtroppo non vedo più i commenti nel caso in cui commentate comunque scrivete ovviamente se avete informazioni io ho il monitor qui quindi uh, non, non vedo i vari commenti nel caso in cui scrivete però ogni tanto controllo allora partiamo dalla uh, feature più, interess no, più interessante da una, da una prima feature comunque richiesta moltissimo Vediamo se la riesco a trovare, ossia, nelle traduzioni dovremmo avere la possibilità di vedere la nuova funzionalità dell'export. Ok, modifica, aggiungi, eccolo qui. Allora, questo nuovo blocco ce l'abbiamo dalla 178 e quindi ci dà la possibilità di esportare le nostre traduzioni di Press shop, quindi Corp, Office, front office, email altro del tema. In base al tema ovviamente installato nel nostro press shop e di moduli installati quindi qui nel caso in cui sviluppate moduli e li mettete a disposizione su, su addons o li vendete o in qualche modo eh, dovete portarlo da qualche altra parte moduli che utilizzano il nuovo sistema di traduzione, attenzione eh, non il vecchio eh, nel vecchio il file, il file php veniva portato con sé nel modulo in questo caso se utilizzate il nuovo sistema di traduzioni da qui avete la possibilità di esportare le traduzioni finalmente di qualcuno eh, del vostro modulo e quindi poi eh, farlo reimportare in un altro importarlo in un altro shop quindi nuova funzionalità multistore ok devo creare al volo Resta on creo al volo un multistore attiviamo il multinegozio che qui ad esempio gli alert sono cambiati nel back office e è cambiato un po' di grafica in questa versione multinegozio aggiungiamo un nuovo negozio eh, vogliamo, due. gli assegniamo un colore importantissimo questo gruppo di negozi default ok ok tema classico ok salva Ok, adesso abbiamo due negozi. In realtà vorrei impostare anche il colore del negozio principale. Mettiamo una sorta di rosa. Ok, novità maggiore in realtà, per questa release è proprio questo: sia le um, parti grafiche che sono state aggiunte nel, nella gestione del multi shop quindi ad esempio, io vado in catalogo prodotti e ho questa barra in alto sempre presente che mi dice in quale contesto io sto operando. Se ritorno nel gestione del multi shop, multi negozio, qui non c'è la barra e in realtà tutte le versioni precedenti a queste abbiamo solo in alto qui a destra la possibilità di spostarci tra gli shop e tra i gruppi di negozi, quindi in questa nuova versione abbiamo la barra qui sempre in alto il colore che abbiamo assegnato nella configurazione ma questo drop down dove ci, eh, fa, ci agevola nel caso in cui ci sono più shop configurati ma ci fa eh, spostare attraverso i contesti in un modo più semplice ad esempio in tutti i negozi quindi quando vado a cliccare tutti i negozi la mia barra in alto cambia anche le iconcine, notate mi dirà vedi che sei in tutti i negozi e questo ovviamente in tutte le sezioni multi shop quindi dove mi sposto, sposto, io ho sempre questa barra fissa che mi dice, eh, mi dice in quale shop sono. Da qui ovviamente io posso spostarmi attraverso i negozi, quindi non so, voglio spostarmi nel nuovo negozio che attualmente devo configurare l'URL, giustamente. Demo 2. Quindi se mi voglio spostare in un altro shop, dalla barra in alto, semplicemente io clicco, ho il mio drop down mi dice dove sono in quel momento con il check e tramite già i colori io posso capire in quale shop voglio andare, quindi abbiamo anche un riferimento eh, visuale a livello, a livello di colore. Nelle impostazioni dovremmo avere anche qui eh, delle configurazioni, vediamo se trovo... Allora, qui ovviamente eh, non ricordo se è stata aggiunta esattamente in questa versione. I check, parlo dei check. Però abbiamo la possibilità, dovrebbe uscirci un'iconcina quando siamo in tutti i negozi. In realtà, a, di fianco ai nostri, mh, alle nostre opzioni, che sono configurabili nei vari shop, dovrebbe uscirci un'iconcina qui a destra che ci fa capire uh, se quella, mh, quella quell opzione è stata modificata in qualche shop. Allora, facciamo in questo modo. Voglio modificarla nel caso in cui si clicca si modifica solo per quello shop quindi voglio disattivare ad esempio lo shop PS178, spostarmi in tutti i negozi. Eccola qua. Quindi nel caso in cui l'opzione è stata uh, customizzata in uno degli shop, abbiamo l'iconcina di fianco a quell'impostazione quell e ci dice dove è stata customizzata e dove viene ereditata rispetto a tutti i negozi. Io non vedo se ci sono commenti, ok, vado avanti. Quindi se c'è qualche dubbio comunque scrivetemelo in chat. E questo vale ovviamente per ogni, per ogni opzione eh, configurabile in Multishop. Quindi queste sono le eh, principali novità, a parte eh, un modulo che comunque Linklist è stato reso disponibile eh, per il Multishop. In queste versioni, e dalla 178 viene aggiunta una nuova pagina in parametri avanzati, experimental features. In questa pagina eh, ci sono delle funzionalità sperimentali che possiamo attivare o disattivare in caso di bisogno. Ovviamente mh, non consiglio di sperimentare in produzione, eccolo qua, infatti, lo, lo, ci viene detto anche dal team Core, ovunque in queste pagine quindi Attivate queste funzionalità solo nel caso in cui volete capire un po' come funzionano se state sviluppando un modulo che diciamo necessita queste funzionalità. In una delle live del Team Core, in realtà, sul canale ufficiale di Presso Shop Developers, hanno fatto hanno spoilerato un po' le varie funzionalità future, ad esempio le API, eccetera. Quindi in questo caso, in questa versione, visto che. Si sta lavorando molto sulla migrazione delle pagine eh, verso Symfony. Nel caso della 178, si sta lavorando sulla scheda prodotto. Quindi, scheda prodotto che okay, possiamo la scheda prodotto nuova, anche se in realtà la, dalla prima versione della 17 la scheda prodotto. Sembrava migrata in qualche modo a Symfony, in realtà era una sorta di uh, wrapping verso, mh, con il custom framework sotto, una sorta di wrapping sul, sul custom framework. Ci sembrava nuova, però in realtà uh, non era propriamente così. Adesso invece si sta migrando totalmente a Symfony con i Symfony Form, con tutta una serie di uh, aggiunte e funzionalità che mh, dovrebbero migliorare. A livello anche di performance, um, la scheda prodotto, il caricamento, um, la, la gestione delle combinazioni quindi um, un po' di funzionalità del tipo cercare una combinazione tramite gli attributi, cioè in base all'attributo cerco la mia combinazione, quindi tutta una serie di um, aggiunte e riscrittura in qualche modo della scheda prodotto che possiamo vedere ovviamente solo attivando questa cosa quindi adesso la attivo e ci andiamo a vedere un attimo al volo la scheda prodotto allora, andiamo in catalogo prodotti controllo se c'è qualche domanda ok allora se io faccio un nuovo prodotto ho la scheda eh, classica quella che in qualche modo conosciamo dalla prima versione di PrestaShop. Shop. In questa scheda abbiamo la possibilità di, nel caso di un prodotto attivo, modificarlo nella nuova scheda prodotto sperimentale oppure tornando all'istato al dei prodotti, direttamente da qui. Nuovo prodotto sulla scheda sperimentale. Quindi sulla, sulla scheda prodotto sperimentale, non so. Adesso se avete notato la differenza nel caricamento di questa scheda prodotto, nuova sperimentale, quindi con i Symphony Form e eh, in realtà i dati vengono caricati tutti in modo dinamico, un po' come la vecchia, ma il sistema è un po' diverso e ehm, le performance sono migliori, no? non c'è dubbio. Oltretutto si sta lavorando tantissimo, controllo sempre se ci sono Mi Fermo un attimo se ci sono domande, dubbi eccetera scrivete uh, si sta lavorando um, sul salvataggio stesso del prodotto in che senso uh, se io in questo prodotto adesso lo sto, lo sto creando da zero però magari apro un prodotto già, già presente a catalogo e uh, voglio modificare solo il prezzo quindi io di questo prodotto non vado a modificare le immagini non vado a modificare le descrizioni le funzioni le categorie non vado a modificare nulla di tutto ciò Vado a modificare, ad esempio, solo il prezzo. Si sta lavorando per poter inviare al database solo i dati che in realtà vengono aggiornati quindi non inviare tutte le informazioni del prodotto come avviene al momento, ma inviare solo quelle informazioni che sono cambiate rispetto all'informazione precedente. Quindi, solo le nuove, solo i nuovi dati verranno salvati, cioè verranno inviati eh, realmente al database per essere salvati. Questo comporta maggiore velocità, meno stress, eh, ovviamente mh, meno dati da inviare, quindi nel caso in cui shop in cui lavorano, ci lavorano più persone, eh, anche queste piccole cose fanno, fanno la differenza a mio avviso. Quindi io voglio provare... allora, beh, il catalogo, faccio un nuovo prodotto. E la pagina ci ha messo un tot a caricare torno al catalogo posso leggere le impostazioni e ragione effettivamente perché... faccio un new product on experimental page allora non so se avete notato ma anche ovviamente si sta lavorando in qualche modo in una versione beta eccetera credo ci sia anche la non so ma no non c'è no, la versione debattiva comunque nell'utilizzo Ovviamente io qua sono sul mio computer, non c'è nulla di ottimizzato a livello di PHP, eccetera, ma nell'utilizzo eh, si, si nota comunque già il caricamento. Più rapido, eh, più rapido della scheda prodotto. Graficamente è rimasta molto simile, molto uguale, eh, ma diciamo sotto il motore è completamente cambiato e funziona molto meglio. Um, un dettaglio ovviamente che stavo dimenticando è che sono stati aggiunti comunque dei hook in questa scheda prodotto dove, dove ovviamente con i nostri moduli possiamo agganciarci e eh, aggiungere campi proprio perché tramite i Symfony Form si poteva fare già con le altre entità, per chi magari ha seguito già il corso di Symfony sulla Press Shop Academy eh, si, potevano fare, si potevano aggiungere campi aggiuntivi, togliere magari qualcosa. Adesso bisogna capire adesso i symphony form che ci sono qui, poi eh, come possiamo modificarli. Ma ehm, grazie a questa funzionalità, grazie a questo passaggio completo a, a Symphony, ehm, abbiamo la possibilità tramite i moduli di aggiungere campi aggiuntivi. Eh, scusate il gioco di parole tramite i moduli. Quindi, secondo me è un. Vantaggio non, non da poco, anche perché se adesso volete fare una modifica sulla scheda prodotto eh, non, non, è, non è semplicissimo. Allora, mi fermo un attimo così nel caso in cui c'è qualche domanda, perché c'è comunque un po' di ritardo nella diretta. ok procedo con allora le altre funzionalità allora in design position o oh, design posizioni dovremmo avere la possibilità di disattivare esatto completamente look quindi questo è ehm, in realtà è comodissimo quando si sta facendo un po di debug quindi non si riesce a capire magari Qual è il problema? Spesso i moduli si agganciano un po' ovunque, fanno operazioni particolari Soprattutto magari se un modulo non è proprio, eh, non è proprio fatto benissimo e rallenta magari di tanto eh, il caricamento di una pagina E quindi non si riesce a capire eh, qual è l'origine Qui abbiamo la possibilità in Design Posizioni di disattivare completamente Look E quindi in qualche modo quando si fa una sorta di debug magari... Su una shop in produzione, magari quando si sta lavorando su un, su un nuovo progetto, dà la possibilità di staccare completamente look, quindi quel look non viene proprio eseguito e questo permette di fare, ovviamente un primo nel caso di hook dove ci sono parecchi moduli, non so, ad esempio eh, di solito il display home è abbastanza abbastanza ricco, ad esempio, qui ci sono quattro moduli oppure il display header, però lì andandolo a disattivare, probabilmente. Si, si, si va a disattivare un po' tutto quindi non, non è proprio il caso però in caso di, di hook comunque dove ci sono agganciate molte cose, disattivarlo completamente ci permette di iniziare a fare una piccola cernita tra i, tra i moduli che potrebbero dare ovviamente delle, delle, delle problematiche quindi anche qui. 178 nuova funzionalità. Uh, Un'altra funzionalità interessante è quella che abbiamo um, nel front ci sono dei nuovi hook giustamente ci sono dei nuovi hook nel modal quello là che esce quando aggiungiamo un prodotto al carrello quindi anche lì tramite i moduli ovviamente eh, si ha la possibilità di agganciarsi a questi hook e quindi ad esempio mostrare eh, utilizzarli per cross selling o promozioni vado ad attivarmi il mio shop generale manutenzione Uh, sì, no, possiamo fare così, esatto. Ok, quindi all'aggiunta al carrello, in questo model qui abbiamo dei nuovi hook che possiamo utilizzare per poterci agganciare e quindi mostrare del contenuto. Un, um, un altro miglioramento che uh, probabilmente è stato richiesto. Da, da, da un po' di sviluppatori soprattutto a chi in realtà lavorava con il carrello con le informazioni del carrello con i prezzi del carrello in Press Shop nella 1.7 esiste un componente che si chiama Presenter che in qualche modo passa questo, questo oggetto a Smart che poi lo, lo, lo renderizza e lo, lo mostra non c'era la possibilità di come dire, inserirsi all'interno di questo pro pro processo E sono stati aggiunti dei nuovi hook Quindi adesso io vorrei mostrarvi la pull request In modo da essere Faccio capire meglio dove potete agganciarvi Eccola qua Quindi i hook dove sono stati aggiunti Fatemi sapere se si vede bene o se devo zoomare un pochino Ok Allora, quindi abbiamo nel cart presenter abbiamo un hook action presenter, present cart e quindi anche qui possiamo agganciarci ci viene passato il risultato a, a valle ovviamente di quello che è stato fatto nel presenter e qui ovviamente possiamo modificare questo oggetto per poi farlo arrivare nel front direttamente, quindi non fare operazioni strane magari con il JS, si carica un qualcosa, cosa che in realtà Prima doveva essere fatto nel caso in cui non si volevano modificare le classi core, abbiamo module presenter, anche qui abbiamo un hook, order presenter, un altro hook, order return presenter, anche qui un altro hook, product presenter, qui probabilmente uh, anche qui non c'era questo, questo hook, dopo che a valle ovviamente viene composto il tutto, viene passato a questo hook, ci si può agganciare con un modulo e uh, modificare l'oggetto che poi viene presentato nel front. Uh, non so se riesco a farvi capire um, la comodità di questi hook che sono stati aggiunti. Uh, ad esempio io qui quando vado ad aggiungere al carrello e mi viene mostrato questo modal in alcuni casi per modificare queste informazioni bisognava uh, agganciarsi ad eventi in js quindi dopo il caricamento che veniva fatto del carrello eccetera eccetera allora andavo ad aggiungere modificare e qualche modulo lo fa ancora mentre adesso io posso lavorare direttamente lato back end quindi Far arrivare già informazioni che non devo eh, rimodificare nel front, quindi non appesantire la parte di JS, non appesantire il caricamento, non appesantire i script che ci sono nel front, quindi lavorare direttamente da back con un modulo e mostrare informazioni sia qui, sia nel carrello, sia nella scheda prodotto. Quindi eh, l'obiettivo del Team Core mh, è quello di rendere la parte di, di, di principale di PressShop il core di PressShop isolato tra virgolette eh, rispetto a tutto il resto e quindi lo, lo sta facendo con l'aggiunta di questi hook in modo che con un modulo eh, ci si possa inserire in vari processi in vari eventi che succedono all'interno di PressShop quando si naviga lo, lo shop Uh, oltre a questo, ovviamente si sta dando la possibilità, grazie a Symfony, di andare a modificare dei servizi di base senza fare l'override nei file principali. Quindi, tutto questo con l'obiettivo di uh, rendere l'aggiornamento di PrestaShop dei file principali di PrestaShop il meno indolore possibile, proprio perché non si vanno a toccare i file principali uh, del, 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 del software. Anche se. Um, software non credo sia proprio corretto però non si vanno a toccare quei file ma eh, i moduli vanno ad agire in un modo diverso in quel caso là quando c'è un problema con un modulo a quel punto basta disattivarlo capire un attimino eh, con lo sviluppatore o se siano sviluppatori interni capire un attimino come eh, aggiornarlo alla nuova versione o come risolvere il problema però in qualche modo eh, lo shop continua a funzionare ecco salvo moduli magari aggiungono funzionalità molto specifiche o fanno delle modifiche approfondite all'interno all dello shop, in quel caso lì ovviamente c'è da fare più attenzione, però l'obiettivo è sempre quello di rendere presta Shop aggiornabile senza eh, particolari difficoltà. Allora, vediamo se ho dimenticato qualcosa, mm, se sì, sbaglio credo di aver detto tutto, se sì, c'è qualche altra piccola cosa nel tema sono stati tolti i microdata a favore del json ld quindi nel classic team questa è una novità in realtà nel rocket eh, era già presente è stato aggiornato jQuery dalla 3.4 alla 3.5 eh, altre piccole migliorie eh, ad ogni modo vi lascio Uh, vi ho lasciato il link, link all'articolo um, all su Build in modo che potete vedere uh, tutte le nuove funzionalità. Ripeto: attenzione: questa versione è una versione beta da non utilizzare in produzione, ma scaricatela solamente uh, per provarla, per capire un attimino anche il tema Classic come come è stato migliorato nel back office, le varie migliorie, moduli, hook, eccetera. Ma non utilizzatela in produzione, almeno non ancora, fino a quando non esce una versione stabile. Um, ovviamente uh, se, quando ci sarà la versione stabile, vorrete aggiornare il vostro shop dalla 177, magari alla 178, bisogna fare attenzione, proprio perché nel Classic Team sono cambiate un po' di cose, cambiato jQuery, anche se... Um, ad essere sincero probabilmente si può aggiornare senza troppe difficoltà, bisogna capire un attimino il tema. Visto che nel fronte sono stati aggiunti dei nuovi hook, il modal, probabilmente il tema dovrà essere aggiornato, il tema diverso da classic, nel caso in cui si è installato un tema diverso da classic, andrà aggiornato di conseguenza con, con le nuove funzionalità. Eh, probabilmente funzionerà lo stesso, non ci saranno quelle cose che sono state aggiunte in questo, tipo il lazy loading e i hook ad esempio o il JSON LD invece dei microdata in HTML direttamente. Eh, ok, credo di aver detto tutto. Mm, se ci sono qualche domanda aspetto giusto, giusto qualche minuto le domande, le domande in chat. Eh, potete chiedermi qualsiasi cosa ovviamente. Eh, pum 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 pum. Ah, per finire, questo è scritto sempre nell'articolo, eh, sono state migrate International Location Zone quindi andiamo. Internazionale, località. Ok, Zone è stato migrato a Symfony. Ok, Nazioni probabilmente ancora no. Esatto. Attualmente siamo al 65% delle pagine di Back Office, ovviamente migrate a sinfoni non ti preoccupare Andrea la diretta comunque rimane registrata te lo puoi seguire in un secondo momento e se hai qualche domanda eh, scrivi mi scrivi e, o scrivi nei commenti in qualche modo cerco di, di, di risponderti senza problemi ok ragazzi quindi Uh, domani c'è il Product Day Italia, uh, per chi segue da un altro paese, per chi vuole seguire quello spagnolo, il 10 c'è in Spagna, vi ho lasciato i link in chat uh, alla registrazione del Product Day, è gratuito, ci sono vari workshop, um, ci, principalmente non sarà così approfondito su, ad esempio sulla 178, però terrò due workshop, uno sull'addons e uno sulle, sulle novità 178 e su 179 e ci sono altri workshop comunque da seguire durante l'intera giornata dopo i workshop ci sta comunque la possibilità di fare una chiacchierata di commentare un attimino le, le, quello che è stato presentato durante il workshop quindi magari ci vediamo domani ehm, con le live talk ci vediamo settimana prossima sempre di martedì sempre alle 4 su youtube e facebook canale ufficiale press shop su youtube e uh, pagina ufficiale di press shop su um, Facebook. Allora Andrea scrive, sono previste altre Academy per le versioni nuove di PS, eh, sicuramente <coughs> eh, i corsi verranno aggiornati in base alle versioni di le nuove funzionalità che vengono aggiunte in Photoshop. Di fondo rispetto ai corsi che ci sono già non è che ci siano grandi cambiamenti ehm, perché fondamentalmente poi si stanno utilizzando quei componenti che eh, sono stati utilizzati già dalle prime versioni della 1.7 quindi non ci sono stravolgimenti però sicuramente verranno aggiornati eh, con le funzionalità nuove aggiunte quindi sì probabilmente sì cioè nel senso è, è prevista una revisione sicuramente Mi fa piacere, mi fa piacere Andrea. È un progetto sulla quale abbiamo speso e investito tanto anche a livello proprio di tempi e risorse. Ok, allora per questo mese è tutto. Ci vediamo il mese prossimo a luglio. Grande Andrea, mi, mi, mi fa piacere. E... Ok, ottimo. Se magari vogliamo sentirci, contattami che magari cerco di fare un video e pubblicarlo. Probabilmente ad agosto, perché ad agosto non ci saranno le live, ci sarà un po' meno, eh, diciamo, di impegni e magari riesco a produrre il video e lo mettiamo su, sul canale di YouTube. Penso che possa essere utile a molti quindi, sia con Visual Studio Code che se non sbaglio, anche Giovanni credo abbia fatto qualcosina eh, con PHP Storm. Non, non ci sono problemi per chi utilizza PHP Storm, ovviamente quindi magari portare. Sia PHPStorm che Visual Studio Code che so se non sbaglio essere completamente gratuito um, Non l'ho mai utilizzato però, devo essere sincero Quindi perché no dai um, Ok È tutto per oggi, quindi grazie mille a chi ha seguito in diretta Grazie mille a chi vedrà ovviamente la, la, la registrazione indifferita E uh, ci vediamo per chi segue il product dei domani, altrimenti ci vediamo nella prossima live talk con me che è a fine mese con un'agenzia partner. Altrimenti, mese prossimo, comunque, siamo qui. Ciao e grazie mille a tutti, alla prossima.